prima vi ho dato gli standard, che sono i capitolati con cui io vendo il prodotto della massa di cacao, qui abbiamo quello del cacao in polvere. Il cacao in polvere, vi ho detto, si può alcalinizzare oppure no. Quindi, come vedete nel cerchio, il pH può essere da 5 e 6, 5, 7 normale, arrivare fino a 8. E lo stesso, vedete dove c'è lipidi, che ci sono due numeri, sia 11 che 23, ci può essere due concentrazioni diverse. Anche qui vi ricordo che le salmonelle devono essere assolutamente tenute lontano. Tutti i materiali, parliamo dell'isoterma, tutti i materiali tendono ad assorbire o a perdere l'umidità in base alla loro composizione. Questa è la cosiddetta isoterma del cacao. Cosa vuol dire? Vuol dire che se noi qui siamo in questo ambiente a 65% di umidità, vuol dire che circa avremo che il nostro cacao non cederà né acquisterà umidità quando sarà intorno a 8. Noi però usciamo col nostro cacao a un'umidità, diciamo, dopo che abbiamo fatto i trattamenti precedenti, su 3-4 punti. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che a 3-4 punti è in equilibrio col 20% di umidità, cosa che ambienti a 20% di umidità non esistono. Quindi ricordatevi che è fortemente igroscopico. Quindi non si può fare un impianto di trasporto pneumatico col cacao, perché l'umidità dell'aria che noi succhiamo andrebbe a formare dei grumi e prima della fine della giornata avete tutto l'impianto intoppato, fermo, da smontare completamente. Abbiamo detto pasta di cacao, 10-12 più o meno alcalinizzato, poi abbiamo il burro di cacao. Questi sono gli standard del burro di cacao. Cos'è che c'è di interessante? Lo vedete sull'indice solidi. Vedete che a 20 gradi il 90% è solido, a 30 il 65%, quindi è molto dura, ma a 35 è duro. Cioè, voi è duro, 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 e poi in bocca vi si scioglie completamente. Questo è l'effetto sensoriale tipico del cioccolato che è dato dalla composizione dei trigliceridi. Perché avviene questa caduta immediata? Perché i trigliceridi presenti sono pochi. Il POP, il POS, l'SOS, che è il palmitico, leico, palmitico, palmitico, leico, stearico, stearico, leico, stearico, vedete in posizione in mezzo c'è sempre l'oleico, cioè quello che ha i doppi legami. Ecco, vedete che la somma dei tre, 50, 60, è circa 75%. Quindi ovviamente ha delle caratteristiche molto particolari che poi ci danno un effetto organolettico desiderato. Se guardiamo la composizione degli acidi del burro di cacao confronto a tutti gli altri, vedete che non ce n'è uno che ci assomiglia per niente. Al limite potremmo dire che forse il Palma ha qualche diciamo uguaglianza, ma tutti gli altri certamente sono completamente distanti. Quindi il burro di cacao ha una composizione in acidi grassi totalmente diversa da tutti gli altri grassi. In particolare, vi ho detto, quello che interessa per la struttura, per la reologia, per le proprietà meccaniche del nostro cioccolato sono questi tre trigliceridi, POP, POS e SOS. E guardiamo un po', anche gli altri oli, qui marciamo male, nel senso che anche a livello di trigliceridi, vedete, c'è solo un po' il Palma che ha un po' di POP e gli altri non hanno assolutamente niente che ci possa servire per, diciamo, per tagliare, per allungare il nostro burro, di cacao. Questo ovviamente si rispecchia nell'indice dei solidi. No, il burro di cacao, detto a 30-35 gradi, diventa immediatamente liquido. Vedete che il Palma, no, già a 5 gradi è
è liquido, al 75% è liquido, no? E i sostituti di burro e cacao che sono stati studiati sono una via intermedia, ma comunque ben distanti dalle proprietà reologiche e tecniche del burro di cacao. Quando parliamo di grassi, vi ho detto che si può separare in due frazioni qualsiasi grasso, quindi anche il burro di cacao si può dividere, come vedete, in stearina più o meno pesante e una frazione di oleina. E vedete che le differenze dei solidi rispetto alle temperature sono diverse, no? Vi ho detto che ovviamente l'oleina potrebbe andare bene per la Nutella, ma va a finire nel cioccolato per gelati, tipo Magnum per intendersi. Quello azzurro, cioè la stearina, il burro di cacao, noi lo utilizziamo per i cioccolati, i desert bar, per i cioccolati che vanno a finire in zone che hanno una temperatura elevata. Una volta il cioccolato noi lo chiamavamo puro, puro nel senso che si poteva usare solo burro di cacao. Questa denominazione ci è stata contestata dalla comunità europea perché dal 2000 si può usare, e loro lo considerano puro anche questo, si possono aggiungere al cioccolato delle materie vegetali diverse dal burro di cacao, sempre in piccola quantità, cioè al massimo al 5%. Se le usiamo, dobbiamo obbligatoriamente scrivere contiene altri grassi diversi dal burro di cacao. Ma è una legge che è stata fatta un po' per accontentare i paesi in via di sviluppo dell'Africa, produttori di cacao, un po' perché in Inghilterra c'era una legislazione particolare, ma è un'applicazione che in Italia praticamente non c'è. Si può fare sì, ma siccome quel 5% è in più, quindi voi andreste a fare un prodotto, un cioccolato, dove c'è scritto contiene altri grassi vegetali e che quindi il consumatore considera di qualità inferiore e in più dovresti aumentare i costi, quindi è un'applicazione che in Italia non esiste. Però vi ricordo lo stesso, questi grassi che servono come, diciamo, surrogare il burro di cacao, perché invece vengono utilizzati oggi nella formazione di margarine dove se non si usa il palma ci mancano dei grassi solidi. Quindi il primo è il lillipè, che è un bellissimo grasso, poi c'è il sal che viene dall'India. Abbiamo la shea che anche nelle donne, diciamo, in profumeria, spesso magari si usa come burro per le labbra, eccetera. Il karité, vengono fatte delle creme perché è abbastanza parte spalmabile, via, si è aggiunto ad altro. Quindi la shea o il karité. Poi abbiamo il mango e poi abbiamo il cocum e infine abbiamo l'olio di palma e l'olio di cocco, ma che si possono aggiungere nel cioccolato solo per il gelato o prodotti congelati, per tenerlo più morbido. Ovviamente le curve di fusione, cioè il solid fat index di questi grassi, sì, come vedete ci assomiglia un po', forse quello che assomiglia di più al burro di cacao che è segnato qua rosso, è il grasso di lipè che un po' ci assomiglia. È chiaro che il palma è molto distante e anche il cocum è abbastanza simile. Comunque, noi per fare veramente un burro di cacao equivalente, cioè che noi possiamo usare nello stesso modo che possiamo aggiungere al burro di cacao, dovremmo prendere delle frazioni di palma perché c'è un po' POP, lo shea perché c'è lo steare con l'SOS e un po' di lipè che ha sia il POS che l'SOS. È chiaro che questi grassi costano parecchio, sono stati fatti, il mercato non li ha tanto recepiti, quindi ci sono, ma sono delle piccole quantità. È chiaro che, come vedete, questa miscela è particolarmente costosa, primo perché sono tutti grassi tropicali, un po' come il burro di cacao, erano stati fatti per ridurre il costo del burro di cacao,
ma siccome la miscela è complicata e sono grassi anche loro che ce n'è poco, la differenza di costo non vale la pena di utilizzarli. Veniamo ora alla produzione del, come dico, questi surrogati per finire in Italia sono usati poco. Li ho ricordati perché si usano le margarine oggi che non si può più, cioè che non è più richiesto dal mercato il palma. E quindi ci possono servire per un'altra applicazione, ma il cioccolato in Italia fatto con questi grassi praticamente non compare sulla scena, non esiste. Vediamo come si fa a fare il cioccolato. Sulla destra vedete, cominciamo zucchero macinazione a secco. Vi dimostro facilmente che è bene fare o non fare questa operazione. Se voi prendete due bicchieri d'acqua, in uno mettete un cucchiaino di zucchero cristallino e in un altro mettete un cucchiaino di zucchero macinato secco, cioè lo zucchero impalpabile, vi accorgerete, poi le assaggiate, vi accorgerete che quello, il secondo, intanto ha dei sapori strani ed sarà colorato. Perché nella macinazione secco noi otteniamo che qualche punto va ad altissima temperatura e quindi il prodotto caramellizza e si formano dei composti anche di un gusto tipo metallico che non è il massimo. Quindi io personalmente ve l'ho scritto perché molti fanno questa lavorazione, ma io sono favorevole alla seconda, cioè di miscelare insieme la pasta di cacao, lo zucchero cristallino e il burro di cacao. Eventualmente se lo fate al latte, ovviamente anche al latte. Si miscela. Si preraffina e poi si raffina, cioè c'è una doppia raffinazione, adesso vedremo con quale macchine, e poi passeremo al concaggio. Durante il concaggio il prodotto è povero, quindi dovremo aggiungere ancora del burro di cacao e della lecitina di soia che ci permette di ridurre la viscosità del prodotto. E poi gli daremo una forma cristallina adatta per conservare bene il prodotto che non affiori il burro di cacao, che si chiama temperaggio.